Laura che è di massima esperta nella storia del diritto d'autore, che ha tratteggiato il lento e articolato dominio di una tutela che adesso si trova a un video tra mercato e persona, scusate, sarà un troppo lontano. Ora passo la parola al collega Enzo Cannizzaro, che c'è appunto ci tratterà dei profili geografici. Grazie Presidente, vorrei innanzitutto rivolgere una volta proprio gli organizzatori di questo incontro di presentazione di un libro in onore di Guido Giassini. In particolare desidero ringraziare il dottor Ciampi, che mi ha invitato con molto calore, tanto da dirci alcune mie iniziali resistenze legate un po' al tema, se posso dire qualcosa, ma desidero proprio dire che ho ascoltato e sentito con molto piacere l'invito del dottor Ciampi, perché in sostanza è legato al suo genitore, che è all'origine della mia decisione qualche anno fa, con qualche capolino, di scrivere un manuale di diritto internazionale che fosse senza il padre dottor Ciampi a quest'ora non si sarebbe. Bene, il tema, io ho ascoltato con molto interesse la ricostruzione che mi ha preceduto, devo dire che sono sempre affascinato dalle ricostruzioni storiche, storia del diritto, anche altre, non sono storia del diritto certamente, che vanno un po' alle radici degli istituti, ci fanno capire come nascono e come si sviluppano. Qui stiamo parlando di istituti di carattere molto tecnico. Questo è stato uno forse dei motivi dell'amministrazione nella città dell'invito, che poi in qualche maniera ho superato, e tuttavia le radici di questo istituto sono importanti, così come sono importanti le connessioni sistematiche che questo istituto di carattere sempre tecnico, spesso molto tecnico, spesso benissimo, ha con altri settori del diritto. E proprio su questo io vorrei dare la chiave di lettura non del mio intervento ma del libro, la chiave che io ho dato nel guardare, nel leggere, nel curiosare poi là fra il libro Attualità del diritto d'autore, dove risiede, secondo la mia sensibilità di giurista, l'attualità del diritto d'autore. Ecco, per un non esperto in questa complessa, tecnicamente complessa materia, l'attualità del diritto d'autore risiede soprattutto nelle sue connessioni con altre branche del diritto. E questo è particolarmente importante perché la mia sensibilità di studioso è una sensibilità di studioso del diritto transnazionale, in particolare in questa sede, del diritto europeo, poi anche del diritto internazionale, come dicevo prima a proposito del ma insomma, diritto europeo, perché il diritto europeo mi pone delle questioni che concernono, anche se non in maniera diretta, il diritto d'autore. Perché il diritto europeo, a differenza del diritto nazionale, questa è una caratteristica tipica del diritto europeo, irriproducibile, che tante persone che si accostano a questa branca di diritto transnazionale faticano a comprendere fino in fondo, è un diritto volutamente frammentato. Volutamente frammentato perché risponde alle esigenze evidentemente delle competenze attribuite all'Unione, ciascuna delle quali ha un proprio sistema di finalità, un proprio sistema di poteri, un proprio sistema di atti e così via e così via. Da ciò risulta che mentre noi possiamo guardare alle connessioni, per esempio, fra la proprietà intellettuale e altre norme di diversa origine aventi una diversa funzione nel diritto interno, questo appare molto più difficile nel diritto europeo, in cui noi siamo abituati a trattare dei vari settori come se fossero compartimenti stagni, distaccati l'uno dall'altro. Proprio in questo senso, io qualche tempo fa ho avviato una riflessione sui conflitti fra politica e Unione. E
in questo senso ho trovato, o credo di aver trovato, un filo che attraversa un po' vari contributi di questo libro nei problematici rapporti fra la politica dell'Unione, del tema della proprietà intellettuale, non è una vera e propria politica, la competenza dell'Unione in materia è data dall'esigenza di armonizzazione. Ai nostri fini possiamo evitare di entrare in questa ulteriore tecnicissima discussione, diciamo una politica, atti in materia di proprietà intellettuale dall'altro, atti in materia di concorrenza dall'altro. È un tema sicuramente molto affascinante, forse non ancora del tutto esplorato, soprattutto dalla giurisprudenza che si sta accostando, si è cominciato già negli anni 80 per la verità, ma si accosta sempre più velocemente trovando sempre delle nuove questioni e sviluppando un po' di più questo problematico, molto problematico rapporto che, vi dirò verso la fine del mio breve intervento, mi sembra che non si collochi nell'ambito dei classici rapporti fra politica e dell'Unione. Mi pare che descriva un paradigma nuovo, diverso da quelli che per esempio si sviluppano in tema di rapporti fra, non so, concorrenza e politica sociale o altre politiche che entrano variamente in conflitto. Bene, perché i rapporti fra proprietà intellettuale e politica della concorrenza sono controversi? Sono filosoficamente controversi, tanto per cominciare, perché sono agevole da capire. La proprietà intellettuale è per natura a carattere proprietario. Ci può fare. Il carattere proprietario, secondo la vecchia definizione della proprietà, è dettato dall'esclusività. Il proprietario può fare quello che vuole della propria cosa. E quindi, se è proprietario di opere di ingegno, queste gli sono attribuite in via esclusiva. E quindi la proprietà intellettuale, ma questo è banale, non è una cosa nuova che sto dicendo, la proprietà intellettuale per propria natura tende ad attribuire poteri esclusivi sul mercato. Mentre la concorrenza è ispirata dalla filosofia opposta, radicalmente opposta, tende ad aprire i mercati, tende ad evitare fenomeni per l'appunto sia di collusione sia di dominanza sul mercato. E di conseguenza i rapporti fra questi due settori hanno necessariamente, quasi sempre, natura conflittuale. E allora come si disciplina il conflitto? Beh, io direi che materia, i due modelli dominanti che vengono dallo studio di altri settori del diritto europeo dimostrano tutta la loro insufficienza. Quali sono questi modelli dominanti? Beh, molto semplice. Il primo è il modello del contemperamento. Se due politiche dell'Unione entrano in conflitto fra di loro, la Corte di Giustizia, i giudici nazionali, i giuristi tendono a contemperarne le rispettive esigenze che vengono in gioco nella fattispecie concreta e a trovare la soluzione attraverso un contemperamento del conflitto, delle esigenze che sono poste alla base del conflitto. Questo è un modello molto utilizzato, direi spessissimo utilizzato, certamente quello più utilizzato per risolvere problemi di rapporti fra politica e dell'Unione. Ma la Corte, a mio guardare, utilizza anche un secondo modello, che è quello della mutua esclusione. E questo l'ha sviluppato soprattutto in riferimento a quell'esempio che facevo poc'anzi nei rapporti fra concorrenza e politica sociale. Anche qui c'è un conflitto strutturale, ontologico, insanabile. Ebbene, la Corte qui va a vedere qual è la finalità prevalente della misura. Se è una misura a carattere sociale, ed è giustificata alla luce del sistema delle competenze dell'Unione, tutta la misura nella sua interezza viene sottratta al rispetto della politica di concorrenza. Se invece non ha questo carattere tipicamente di socialità, viene giustifica la scelta totale, essa ricade a pieno nell'ambito della politica di concorrenza. Bene, nessuno di questi modelli mi pare trovi applicazione, una riflessione che
non ha una tempi lunghi dietro di sé, è un'espressione giovane, vediamo se si libera. Mi pare che nei rapporti fra dominante e rituale e concorrenza nessuno di questi due veramente si possa applicare. E che sarebbe piuttosto immaginare, ricostruire un nuovo modello, i cui contorni sono ancora in pari nebulosi, almeno per me, magari qualche altro studioso già ha chiaro tutto. Ma vediamo un po' qualche caso celebre che ci faccia, come dire, ci dia la chiave di lettura, il filo d'Arianna per seguire un po' il discorso entro tempi che vorrei contenere per un po' in 5-7 minuti, insomma, non vorrei spaventare nessuno. Beh, il caso più noto in materia è sicuramente dato dal caso Machin, notissimo, e da altri casi che più o meno si pongono nella stessa ottica, penso al caso Volvo, al caso Oscar Rohner, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è la caratteristica di questi casi? Beh, è dato il rifiuto di concedere una licenza. Il rifiuto di concedere una licenza è una prerogativa tipica del proprietario di opere di genio. Io faccio una cosa, la voglio sfruttare io, non ho nessun obbligo di concedere la licenza. Ebbene, la Corte in materia disse, beh, questo è vero, è innegabile che il proprietario di opere d'ingegno abbia il diritto esclusivo di sfruttare economicamente la sua proprietà. E questo, ripeto, è filosoficamente giustificato dalla circostanza che se così non fosse, nessuno di noi si sforzerebbe tanto per creare opere d'ingegno, compreso giuristi che scrivono dei libri, magari non è che prendono tanto, questo per carità, lo facciamo anche per altri motivi, ma insomma direi che questo è il problema fondamentale per cui si ritiene moralmente e giuridicamente etico che ci sia un diritto di esclusiva che vada ragionevolmente a danno del consumatore. Se tutti potessero sfruttare l'opera di ingegno di un inventore, verosimilmente quella roba costerebbe molto meno di quanto l'inventore non si promette di ricavare. È abbastanza ovvio. Ebbene, in questa serie di casi molto antichi per la verità, la Corte disse, vero, questo è possibile ed è ragionevolmente rientra nell'ambito della politica, chiamiamola così, di proprietà intellettuale dell'Unione e rientra appieno. Ma allorché questo sfruttamento della licenza diventa abusivo, e allora viene sottratto, distolto dall'alveo della politica che esiste, insomma, della proprietà intellettuale, e ricade appieno nell'ambito della politica di concorrenza. Gli esempi sono noti, pubblicazione di guide per programmi televisivi, no? Ci voleva la licenza, eccetera, non gliela volevano dare. E allora la Corte in quell'occasione disse espressamente che la condizione essenziale affinché quest'opera di sottrazione, di tratto, come dire, dell'opera d'ingegno che deve essere obbligatoriamente concessa in licenza, è data dalla circostanza che lo sfruttamento fosse appunto abusivo, e che vuol dire abusivo, fosse necessario per sviluppare un mercato nel quale il titolare della licenza non era attivo. Quindi il mercato delle guide televisive, il mercato della distribuzione degli elenchi telefonici in Austria e altri esempi di questo tipo, tutti danno l'indicazione di un operatore che ha bisogno per aprire un mercato o per inserirsi comunque in un mercato in cui il titolare della licenza non c'è, di una licenza. E qui la licenza diventa addirittura obbligatoria. Beh, volevo riferirmi brevemente ad un caso molto recente, il caso Accalà, che non è un programma televisivo, è semplicemente la società titolare del diritto di gestione collettiva del diritto d'autore, Lettone. Un caso del 2016 o 2017, non ho puntato bene la data. In questo caso invece non si trattava di
di un diritto di licenza che impediva il sorgere di un nuovo mercato. Si trattava semplicemente dello sfruttamento abusivo del diritto di licenza esso stesso, la propria finalità, cioè le tariffe praticate erano semplicemente troppo alte. Quindi abbiamo una concezione diversa della Corte, nella quale l'operatore economico che dispone di un monopolio in presenza di un diritto che glielo conferisce, il diritto di gestione collettiva, che per sé è quanto più contrario esista rispetto al diritto della concorrenza, ma è tollerato nel mercato in virtù dei benefici che questo comporta, e tuttavia non deve abusare direttamente di questo diritto al fine di operare prezzi predatori sul mercato. Bene, due casi abbastanza recenti che però si prestano anche a una ricostruzione teorica in termini generali, che non derivano tanto dal diritto d'autore quanto da altre articolazioni del diritto di proprietà intellettuale, e relativi soprattutto ad una questione conosciuta in tutti gli aspetti dagli esperti, quindi non da me, che riguarda per l'appunto il diritto di, del titolare di un brevetto farmaceutico, casi insomma noti, cioè il diritto di sfruttamento esclusivo per un certo numero di anni, dopodiché arriva il farmaco generico e il titolare del diritto non può più esercitare il diritto esclusivo. Bene, in sostanza andiamo da AstraZeneca 2012 al caso Actavis della Corte Suprema degli Stati Uniti 2013 al caso Arrow Group del 2016. Cosa è successo in questo caso? È successa una cosa molto 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 strana che rappresenta indubbiamente un sviluppo e non sappiamo bene in che senso della giurisprudenza. Nel caso AstraZeneca, la Corte confermò una sentenza del Tribunale, quindi una decisione della Commissione, che aveva accertato la violazione del diritto di concorrenza da parte di AstraZeneca, produttore in esclusiva di un medicinale di cui molti qui dentro hanno bisogno, incluso me, che è quello l'antiacido, tanto per intenderci, l'omeprazolo, credo fosse l'omeprazolo, tanto per più, l'inibitore di pompe protoniche, insomma, ahimè, molti. Vorrei entrare, questo è un aspetto coperto la privacy, forse sto pensando tra le mie posizioni dominante per ricordare che anch'io ho questioni di questo genere. Allora, in questo caso la Corte ritenne che effettivamente la AstraZeneca avesse abusato della propria posizione dominante sul mercato in quanto titolare dell'esclusiva del brevetto, conseguito in seguito a studi, sviluppi, ricerche e quant'altro. E ciò per due motivi. Il primo è intuitivamente condivisibile, aveva falsificato i dati, questo passi. Il secondo era un pochino più complesso invece, cioè aveva utilizzato una prerogativa giuridica tipica del proprietario del brevetto, e cioè aveva revocato un brevetto e ne aveva chiesto un altro che si chiama brevetto divisionale, questioni molto tecniche alle quali io non attingo, ma credo di aver capito che il brevetto divisionale rendesse molto più difficile alla scadenza del termine per la fine dell'esclusiva, molto più difficile ai produttori di farmaci generici entrare sul mercato ottenendo un'immissione, una autorizzazione di immissione al commercio. E tuttavia quello che ha fatto AstraZeneca era semplicemente utilizzare le prerogative giuridiche tipiche del proprietario, cioè aveva esercitato appieno i propri diritti rimanendo esattamente nell'ambito del settore della proprietà intellettuale. Una cosa un po' diversa ha fatto Actavis, e una cosa mi pare simile a quelle di Actavis hanno fatto delle aziende, una serie di aziende, nel caso più classico che è arrivato in corte di giustizia, si chiama Arrow Groups, e cioè avevano utilizzato degli accordi di transazione rispetto a delle litigations, rispetto a dei procedimenti giudiziari di carattere
privato, civile, avviati per l'appunto per mantenere o per contestare il diritto esclusivo pubblico. Cioè, utilizzando una prerogativa classica del proprietario, è quella di transigere il proprio diritto nell'ambito di una controversia civile. Uno studioso statunitense ha scritto una frase che mi piace molto, a Tavis, cioè la sentenza della Corte Suprema, makes permissible patent disputes never impossible to be settled. La sentenza a Tavis rende quasi impossibile transigere su controversie relative ai brevetti farmaceutici. Quindi se si transige, ecco che lì quella transazione, che è una prerogativa di diritto civile, diventa un abuso di posizione dominante. Per chi studia vari settori del diritto europeo, tutti male per carità, potrebbe risuonare nella mente una cosa analoga a quella che è accaduta nel caso Mikula, caso che non c'entra nulla con la proprietà intellettuale, che riguarda gli investimenti, in cui in sostanza il risarcimento del danno ordinato a un arbitro a carico del governo rumeno diventava aiuto di Stato. C'è una cosa perfettamente lecita e anzi obbligatoria secondo il diritto civile interno. Qualche parola di conclusione, si può concludere in questa materia? Non lo so. Mi pare che un po' tutti questi casi che costituiscono, sono molto diversi fra di loro, ma c'è un filo comune e mi pare che costituiscano un processo evolutivo verso dove? Beh, innanzitutto nel senso che non c'è fra il diritto di proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza né un rapporto di complementarietà né un rapporto di contemperamento, come avviene normalmente nei rapporti fra politiche dell'Unione Europea. Mi pare che si segni il passaggio della proprietà intellettuale da un diritto assoluto a un diritto funzionale. Il diritto va tutelato appieno attraverso i meccanismi della proprietà intellettuale, finché rimane un diritto funzionale alla funzione medesima del regime della proprietà intellettuale. Quando vi fuoriesce, allora ricade interamente nel diritto della concorrenza. Non a caso il Consiglio di Stato italiano, in un caso recente, ha utilizzato, non so se a proposito o meno, non ho risolto abbastanza su questo, l'istituto dell'abuso del diritto, non lo so. Ma questo istituto mi fa pensare appunto che qui noi abbiamo un diritto funzionale e l'applicazione fatta in maniera tutto sommato coerente dalla Corte di Giustizia degli anni, in varie fattispecie, mi sembra che vada appunto proprio in questa direzione. Grazie.